Buonasera a tutti e benvenuti a questa conferenza organizzata dalla Commissione di Cultura Religiosa del Collegio Tommazza di Verona. Il tema scelto per l'incontro è il conflitto israelo-palestinese, un conflitto che è aperto ancora oggi e che potremmo dire quindi sia creato, insomma, a partire dalla tragedia della Shoah. Il professore che ci parlerà questa sera, il professore Daniele Forevanso, docente al liceo statale Francesco Corradini di Thiene, liceo che anch'io ho frequentato e sono stata appunto studentessa del professore. L'idea di contattarlo è nata proprio a partire da alcune sue lezioni, durante le quali appunto ha esposto l'argomento di cui andremo a trattare questa sera, presentando le sue ricerche personali, il suo interesse e in particolare diversi punti di vista. Quindi, a partire da delle questioni di attualità, questa sera si fornirà una sorta di inquadramento generale del conflitto. Ringrazio il professore per la sua disponibilità e per il suo lavoro. Vi invito a spegnere i microfoni durante l'esposizione. E se possibile di tenere accese le telecamere. E alla fine dell'esposizione è previsto uno spazio appunto per le domande e potrete scrivere in chat oppure porre voi stessi le domande attivando il microfono. E quindi ascoltiamo appunto con interesse e buon ascolto. Bene, ringrazio Collegio Mazza per l'invito, in particolare Romina per aver voluto ancora ascoltarmi a distanza di qualche anno. Romina sa che non sono molto riassuntivo e riassumere in un'ora le vicende storiche del conflitto israelo-palestinese non è per niente semplice, non è per niente semplice. Io ci provo, vediamo che cosa riesco a fare. Volevo invitarvi a interrompermi pure, se avete delle domande durante l'esposizione, non fatevi problemi, chiedete pure. E io vorrei poi fare una presentazione, vorrei illustrare l'argomento mostrando delle diapositive. Quindi tento subito di connettermi di condividere lo schermo per mostrarvi queste diapositive. Vediamo se ci riesco. Ecco qua. Vediamo. Bene, vedete la diapositiva? Sì, si vede. La terra contesa. È un'introduzione alla storia del conflitto israelo-palestinese. Ecco, la prima diapositiva serve a spiegare il titolo della lezione di questa sera. Perché parliamo di una terra contesa? Perché parliamo, come mostra benissimo questa cartina, di un territorio che è stato conteso nel corso degli ultimi 70 anni in maniera molto aspra da israeliani, ebrei israeliani da un lato, e arabi palestinesi dall'altro. Nella prima cartina, quella del 1946, vedete appunto la situazione in quell'anno. I territori segnati in bianco erano quelli abitati dagli ebrei, il resto della Palestina era invece abitato da una popolazione araba. Poi vedete la spartizione del 1947, i territori che sono stati assegnati agli israeliani, territori che comprendevano anche una buona percentuale di popolazione araba, mentre nel territorio arabo non c'erano ebrei. È stato assegnato a Israele anche tutto il territorio del Negev. Poi questi confini vengono subito modificati dalla guerra del 48, di cui parleremo dopo, e vedete che gli spazi destinati alla popolazione araba si restringono ulteriormente. E infine vedete la situazione nel 1999-2000, che è la situazione odierna in sostanza, in cui in mano palestinese sono rimaste la striscia di Gaza e la Cisgiordania, anzi una parte della Cisgiordania, probabilmente neanche la metà del territorio cisgiordano. Insomma, questa cartina mostra un territorio aspramente conteso tra due gruppi nazionali. Credo sia corretto chiamarli così.
L'ultima cartina vi mostra Israele nei confini odierni, in quelli che almeno una parte della classe politica israeliana vorrebbe effettivamente raggiungere. C'è uno Stato che si estende dal Mediterraneo al Giordano, e dal confine con il Libano al Golfo di Aqaba. Questo è il territorio che la classe dirigente israeliana, in buona misura, almeno quella oggi al governo, vorrebbe effettivamente che effettivamente diventasse parte dello Stato di Israele. Questa situazione pone gravi problemi a Israele. Pone un problema che è rappresentato da questo schema. In sostanza, il tentativo di Israele di raggiungere il confine del Giordano l'ha già raggiunto, ma di inglobare tutte le terre, comprese tra il Mediterraneo e il Giordano, pone a Israele questo problema. Cioè, Israele non sarà più in grado di tenere insieme tutti e tre, contemporaneamente, tutti e tre i vertici di questo triangolo. Cioè, se Israele vuole lo spazio, se vuole arrivare al Giordano, dovrà necessariamente annettere al proprio interno anche la popolazione araba che ancora vive in Cisgiordania. E inglobare la popolazione araba, sono circa 3 milioni e mezzo di persone, significa far perdere a Israele lo stato di istituzione, cioè lo stato della condizione di stato ebraico. Quindi giungere al Giordano, annettere l'intera Cisgiordania, significa inglobare una popolazione araba, 3 milioni e mezzo di persone, che si aggiungono ai 2 milioni di arabi che vivono già in Israele, che potrebbe mettere in discussione il carattere ebraico dello Stato. Potrebbero diventare maggioranza all'interno dello Stato israeliano. Quindi, se si vuole lo spazio, si rischia di perdere il carattere ebraico dello Stato. Viceversa, si potrebbe rinunciare allo spazio, quindi rinunciare all'espansione, rinunciare ad annettere i territori arabi e conservare il carattere di Stato democratico, ebraico e democratico, che Israele ha ancora oggi. Oppure si può tentare di mantenere lo Stato, il carattere ebraico dello Stato, annettere l'intera Cisgiordania, ma allora necessariamente il carattere democratico deve venir meno. Ed è, temo, la strada che Israele ha imboccato. Questa è una diapositiva di 4 o 5 anni fa. Però 3 anni fa in Israele è stata approvata una legge, si chiama Legge sullo Stato Nazionale del Popolo Ebraico, è una legge fondamentale. Voi dovete sapere che Israele non ha una Costituzione, ha alcune leggi fondamentali, la Dichiarazione di Indipendenza, poi alcune leggi fondamentali, che precisano il carattere dello Stato. Il 19 luglio del 2018, quindi 2 anni e mezzo fa, è stato approvato dal Parlamento israeliano, non con un'ampia maggioranza, ma con una maggioranza piuttosto risicata, questa legge fondamentale. Legge fondamentale che dice, tra l'altro, queste cose. Il popolo ebraico, dice no, lo Stato di Israele è lo Stato nazionale del popolo ebraico. E poi aggiunge, il popolo ebraico è l'unico a poter esercitare il diritto di autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele. Cioè, è l'unico a poter esercitare il diritto di autodeterminazione. Cosa significa? Che il popolo ebraico è l'unico a poter esercitare i diritti politici, a poter votare per il Parlamento e a poter, cioè, controllare, esercitare la sovranità politica nello Stato di Israele. Poi aggiunge alcune altre cose, dice per esempio ancora la capitale di Israele è Gerusalemme, intera e unificata, e questo sembra ovvio, ma non lo è per niente. Ancora, lo Stato sarà aperto all'immigrazione ebraica, questo è già così oggi, e alla riunione delle diaspore. E poi ancora, lo Stato considera lo sviluppo dell'insediamento ebraico come un valore nazionale. Parleremo dopo degli insediamenti ebraici, che costituiscono uno dei problemi che oggi Israele. La cosa che mi permetteva di sottolineare è che con questa legge del 2018, secondo alcuni, ovviamente non per la maggioranza di governo, ma secondo alcuni
Israele avrebbe imboccato una strada che è sostanzialmente antidemocratica, perché l'obiettivo è quello, sarebbe quello di annettere i territori, tutti i territori cisgiordani, senza dover condividere l'amministrazione, il governo, il controllo dello Stato con la popolazione araba che oggi vive in quei territori. Questa è naturalmente l'opinione dell'opposizione. Il Likud, la destra di governo, dice che comunque la legge fondamentale garantisce i diritti civili di tutti gli abitanti di Israele, arabi compresi. Però c'è una differenza tra diritti politici e diritti civili, tra i diritti che uno detiene in quanto comunità e i diritti che invece uno ha in quanto individuo. Non sono la stessa cosa. Ecco, questo è il dilemma che ha di fronte oggi Israele. Secondo me, andare ad analizzare la storia di Israele ci permette di capire come si è arrivati a questo punto. Perché questo sbocco è quasi, come dire, inevitabile nelle vicende politiche di Israele. Poi volevo mostrarvi una seconda diapositiva per vedere l'altra parte, la parte palestinese. Questo è un manifesto, un murales, probabilmente sui muri di Gaza, che invece fa propaganda ad Hamas. Hamas è la formazione politica più estremistica dello schieramento palestinese, non l'unica, ma quella che ha nel popolo palestinese un ampio seguito. Hamas governa Gaza. E il manifesto, vedete, a parte l'esaltazione dell'uso della forza, c'è il libro, quindi riferimento al Corano, alla religione come fondamento dello Stato palestinese. In fondo si vede una Palestina unificata, perché l'obiettivo di Hamas è questo. Hamas non riconosce lo Stato di Israele. E al centro della Palestina vedete la cupola della roccia, che è uno dei luoghi più santi dell'Islam. Gerusalemme è la terza città santa dell'Islam. L'obiettivo di Hamas è ricostituire l'unità della Palestina come entità politico-religiosa islamica. E questo ovviamente non porta che negare totalmente l'esistenza dello Stato di Israele. A dire la verità, nel 2017 Hamas ha affermato di accettare la spartizione in due stati della Palestina come soluzione provvisoria in vista di una futura riunificazione islamica di questa entità statale. Ecco, voglio dire, sono due linee politiche che sono ovviamente inconciliabili tra di loro. Allora, si tratta di capire come si è arrivati a questo punto. Cioè, io personalmente sono assolutamente pessimista sulla possibilità di trovare la pace in tempi rapidi in Israele, perché le posizioni, quelle dominanti, sono queste. Io direi che i due estremismi, gli opposti estremismi, si reggono l'uno con l'altro. La prevalenza di Hamas tra le masse palestinesi favorisce la vittoria delle destre oltranziste in Israele e viceversa. Gli estremismi si sorreggono e rendono impossibile la pace. Ma vediamo come si è arrivati a questo punto. Come dicevo prima, è difficile riassumere il conflitto israelo-palestinese in un'ora. Io ho pensato di farlo in questo modo, di proporre alcuni termini, alcune parole, e di illustrare questi termini, queste parole che secondo me sono, ne ho scelte sette, e sono sette passaggi fondamentali della storia di Israele. Guardate che non stiamo parlando del passato, perché quando parliamo del sionismo, parliamo ancora dell'ideologia ancora viva e operante in Israele. Le scelte politiche si fanno ancora sulla base di quell'ideologia. È una storia cominciata 100 anni fa, 120 anni fa, ma tutta contemporanea. Tutta contemporanea. Ecco, io ho scelto questi sette termini per illustrare sette passaggi, secondo me, centrali della storia di Israele. Il primo termine è sionismo. Che cos'è il sionismo? Il sionismo è, per dirla in breve, è il nazionalismo degli ebrei. È il movimento nazionalista
degli ebrei, che sorge non a caso nell'epoca del nazionalismo europeo, alla fine dell'Ottocento. Si chiama sionismo perché l'aspirazione dei membri del movimento era quello di promuovere il ritorno degli ebrei a Sion. Sion è uno dei colli di Gerusalemme, quello che vedete nella foto che vi presento. Il sionismo nasce in Europa orientale come reazione alle persecuzioni, ai pogrom, a cui il popolo ebraico era spesso frequentemente sottoposto. Allora, all'interno della popolazione ebraica si comincia a pensare che gli ebrei non potranno mai essere sicuri in nessun luogo se non in uno stato loro, che gli ebrei potranno essere al riparo dalle persecuzioni soltanto quando potranno, come tutti gli altri popoli della terra, disporre di un loro stato. Queste idee cominciano a circolare all'interno delle comunità ebraiche alla fine dell'Ottocento e diventano però molto forti grazie all'opera di questo personaggio, Theodor Herz, che viene considerato il padre del sionismo, anche se in realtà le idee del sionismo erano già in atto operate. Lui è austriaco, anzi, per dire la verità, è ungherese, è di Budapest, fa il giornalista e come giornalista segue il processo Dreyfus in Francia e ha modo di constatare l'ondata di antisemitismo che si diffonde in Francia alla fine dell'Ottocento. E la considerazione che fa Herz è questa: se l'antisemitismo ha una così ampia diffusione in un paese come la Francia, che è la terra in cui è nata la democrazia moderna, che è la terra in cui sono nati i diritti dell'uomo e del cittadino, allora qualsiasi altro paese del mondo è esposto alla diffusione dell'antisemitismo. Allora gli ebrei potranno essere al sicuro soltanto se disporranno di un loro stato. Ed è questa proposta che lui avanza in un libro che pubblica nel 1896 e che si intitola Der Judenstaat. Vedete qui il frontespizio sulla destra. L'anno dopo, a Basilea, 1897, organizza il primo congresso il primo congresso sionista mondiale a Basilea, e al termine di quel congresso Herz ebbe a dire: se dovessi riassumere in una frase il congresso di Basilea, direi: a Basilea ho fondato lo Stato ebraico. Forse entro 5 anni, senza dubbio entro 50, questo fatto sarà evidente a tutti. Fu profetico, perché dopo 50 anni lo Stato ebraico effettivamente nacque. Va bene. Il sionismo, dunque, possiamo considerarlo il nazionalismo degli ebrei. Dopo questo congresso nacque l'Organizzazione Sionista Mondiale, che cominciò a promuovere il trasferimento degli ebrei in Terra Santa. Le Aliyah, e sono alla seconda parola dello schema. Aliyah è una parola ebraica che significa propriamente ascesa, salita. Si intende appunto l'ascesa e la salita a Sion, cioè in sostanza l'emigrazione dai paesi europei, ma anche del Nord Africa, in cui gli ebrei risiedevano, alla Palestina. Nasce il Fondo Nazionale Ebraico per raccogliere fondi a favore del trasferimento degli ebrei. Il Fondo Nazionale Ebraico acquista le terre dai proprietari terrieri arabi e dà avvio all'insediamento ebraico in quella terra. Ci sono diverse ondate, si distinguono diverse aliyah, va bene, tra fine 800, primi del 900 e poi negli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale, tanto che all'inizio degli anni 20 in Palestina vivevano già 100.000 ebrei. 100.000 ebrei che si organizzano molto rapidamente. Formano una lista d'Ulut, che è una sorta di sindacato, ma anche di enti di assistenza, va bene, fondano la Ghana, che è una sorta di formazione armata, gruppo paramilitare, e dal 1923 hanno anche la cosiddetta agenzia ebraica, che è una specie di autogoverno dell'insediamento ebraico in Palestina.
possono farlo perché sono favoriti dall'amministrazione mandataria inglese. Ah, faccio vedere ancora alcune foto. Questa è Tel Aviv nel 1915. Tel Aviv oggi è una città di 500.000 abitanti, la città più moderna di Israele. Però nel 1915 era un sobborgo di Jaffa, città palestinese, ed era praticamente un insediamento fatto di tende, un accampamento di ebrei. 1915. Stiamo parlando di soli 100 anni fa. Cioè è stato costruito letteralmente mattone su mattone un intero paese nell'arco di un secolo. Dicevo, durante la Prima Guerra Mondiale la Palestina diventa un paese mandatario, perché qui vedete incolorato in verde il territorio dell'Impero Ottomano. L'Impero Ottomano entra in guerra con l'Inghilterra e l'Inghilterra si combatte la Prima Guerra Mondiale e anche in Terra Santa. E al termine della guerra la Terra Santa viene assegnata in mandato all'Inghilterra. La Siria e la Francia, l'Iraq e la Palestina all'Inghilterra. Durante la guerra ci fu però un episodio importante, e cioè la cosiddetta, scusate, dichiarazione Balfour. Balfour è il ministro degli esteri inglese, Lord Arthur Balfour, il quale nel 1917 fece questa dichiarazione, che divenne un punto, una pietra miliare nella storia di Israele. Cioè dice che il governo di Sua Maestà guarda con favore l'istituzione in Palestina di un focolare nazionale del popolo ebraico. È importante perché per la prima volta uno Stato europeo, una potenza di primo piano come l'Inghilterra, si dichiarava favorevole non alla nascita di uno Stato, ma alla nascita di un focolare nazionale ebraico in Palestina. E farà del suo meglio per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo. Per Balfour si trattava di conquistare il consenso degli ebrei europei, ma anche americani, ma anche russi, alla loro causa, alla causa inglese durante la Prima Guerra Mondiale. E poi aggiunge, fermo restando, che non sarà compiuto alcun passo in grado di nuocere ai diritti civili e religiosi delle esistenti comunità non ebraiche in Palestina. Però insomma, una parola pesante era stata gettata. L'Inghilterra è favorevole alla nascita di un focolare nazionale del popolo ebraico. E questo favorì l'afflusso in Palestina di ebrei anche dopo la Prima Guerra Mondiale. Ecco, questi sono i territori mandatari. In giallo quelli assegnati all'Inghilterra, in verde quelli assegnati alla Francia. Queste prime ondate di migrazione in Palestina avvennero richiamandosi a un'ideologia laburista, diciamo progressista, solidaristica. Gli obiettivi fondamentali degli ebrei era, ripeto le loro parole d'ordine, i loro slogan, la conquista della terra e la conquista del lavoro. Perché in Europa agli ebrei molte professioni erano state storicamente precluse e la proprietà della terra era stata preclusa agli ebrei. Quindi occorreva che gli ebrei, insediandosi in un loro territorio, imparassero ad essere economicamente autosufficienti, va bene, a lavorare la terra e a svolgere qualsiasi professione. L'istituzione più tipica di queste prime ondate migratorie degli ebrei in Palestina era il kibbutz. Il kibbutz, in realtà non furono mai numerosissimi, ma il kibbutz divenne quasi il simbolo di Israele, e lo fu almeno fino agli anni 60. Di fatto era una cooperativa che gestiva la terra in comune, e non solo, ma tutta una serie di altri servizi, compreso l'istruzione, l'educazione dei bambini avveniva in comune, i pasti venivano presi in comune, il lavoro si faceva insieme. Era una cooperativa, una sorta di comune, per così dire. Va bene. Però il punto qual era? Il punto era che su questa base non si poteva realizzare nessuna collaborazione con la popolazione araba. Questo è il punto decisivo. Non aveva senso per gli ebrei investire in Palestina, comprare terre in Palestina o avviare attività economiche in Palestina e poi concedere questi posti di lavoro agli arabi.
il fondo finanziario ebraico acquistava terre, investiva terre per creare posti di lavoro per gli ebrei, per consentire ad altri ebrei di arrivare in Palestina. Per cui che cosa accadeva? Accadeva che queste ondate migratorie entravano in possesso della terra e da questa terra i contadini arabi venivano allontanati, estromessi. I fellahin, che sono i contadini arabi che lavoravano le terre, si vedevano cacciati, allontanati da terre che avevano lavorato da generazioni. Le terre non appartenevano a loro, appartenevano agli sceicchi o agli effendi delle città. Questi grandi proprietari terrieri vendevano tranquillamente le terre agli ebrei perché ci speculavano sopra alla grande. Però il costo di questa operazione era pagato dai contadini palestinesi che si vedevano allontanati da terra che avevano da sempre lavorato, che consideravano sempre, da sempre loro. Non ci furono neppure scambi commerciali o economici di altro tipo perché gli ebrei tendevano appunto a diventare autonomi, autosufficienti, quindi non intendevano per esempio avviare commerci con gli arabi. Cercavano di far fiorire economicamente la loro comunità. A questo aggiungete le differenze culturali. Gli ebrei arrivano dall'Europa e hanno, vuol dire, valori, mentalità, istruzione completamente diversa da quella dei contadini arabi. Aggiungeteci il fatto che gli arabi erano abituati a considerare gli ebrei con un certo distacco, con una certa superiorità. Piccole comunità ebraiche erano sempre residenti in Palestina, ma erano minoranze. Minoranze che erano guardate dagli arabi con un sentimento di superiorità. Invece adesso si trovano di fronte a questi ebrei che arrivano dall'Europa e acquistano le loro terre. Creano servizi che loro non hanno, creano scuole che loro non hanno. Va bene. Infine aggiungete che la comunità ebraica sviluppa da subito una propria lingua. Qui abbiamo una foto di Ben Yehuda, che è praticamente l'inventore dell'ebraico moderno. L'insediamento ebraico, gli ebrei venivano da tutta Europa, parlavano tante lingue, però giunti in Palestina adottano la loro lingua nazionale. Questa lingua che viene creata nell'Ottocento da questo studioso, Eliezer Ben Yehuda, e quindi parlano una lingua diversa dagli arabi. Sono due comunità che tra di loro assolutamente non si fondono. Sempre negli anni 20, negli anni del mandato britannico, si diffonde nella comunità ebraica in Palestina anche poi un'altra ideologia. L'ideologia portata da un uomo come Vladimir Jabotinsky. Dicevo prima che le prime ondate migratorie si rifacevano agli ideali solidaristici laburisti diffusi in Europa, ma Jabotinsky assolutamente aveva una visione totalmente diversa. Jabotinsky era un russo di Odessa, ebreo naturalmente. Lui aveva assistito con rabbia alle persecuzioni a cui gli ebrei erano sottoposti e soprattutto era sconcertato dal fatto che gli ebrei non avevano capacità di autodifesa. Per cui quello che Jabotinsky considerava fondamentale era che gli ebrei imparassero a difendersi da soli, non subissero le persecuzioni restando con le mani in mano. E una delle operazioni che lui fece in Russia fu quello di creare delle organizzazioni armate, i Betar. Qui vedete appunto Jabotinsky di fronte a un membro della sua organizzazione armata, i Betar, per favorire, avviare l'autodifesa del popolo ebraico. Jabotinsky non riteneva importante lottare la conquista del lavoro, la conquista della terra, erano parole d'ordine che Jabotinsky non riconosceva. Bisognava lavorare soltanto in vista della costruzione dello Stato ebraico ed essere consapevoli che questo Stato ebraico si sarebbe retto soltanto sulla forza. Jabotinsky lo scrive in un libro del 1923 che si intitolava Il muro di ferro, in cui gli diceva:
gli arabi della Palestina non accetteranno mai la presenza di uno Stato ebraico sul territorio palestinese. Se noi vorremmo creare uno Stato ebraico in quel territorio, lo dovremmo fare con l'uso della forza. Dovremmo erigere tra noi e i palestinesi un muro di ferro fatto dalla potenza militare. Questo era il proposito, l'obiettivo di Jabotinsky. E l'ideologia di Jabotinsky arrivò in Palestina con la cosiddetta quarta Aliyah, quella della seconda metà degli anni 20, una migrazione proveniente soprattutto dalla Polonia. Erano soprattutto artigiani più che contadini e molti di questi adottarono l'ideologia di Jabotinsky. Tra gli altri, un personaggio, Benzion Netanyahu, che divenne segretario di Jabotinsky. E Benzion Netanyahu era il padre dell'attuale premier israeliano Netanyahu, per cui c'è un filo ideologico che lega la storia di Jabotinsky, quello che lui ha fatto negli anni 20, Jabotinsky morì nel 1940, alla storia contemporanea di Israele. Arrivato in Palestina, Jabotinsky creerà in i suoi seguaci creeranno l'Irgun, che era una formazione armata ebraica che usava la forza per difendere l'insediamento ebraico dagli attacchi degli arabi, con rappresaglie, ritorsioni e così via. Ecco, allora possiamo, già da questi elementi, io spero, vedo che il tempo passa velocemente, ecco, già da questi elementi distinguiamo alcune caratteristiche fondamentali della storia israeliana. Primo, la ricerca di sicurezza. Gli ebrei vogliono un loro Stato perché pensano che soltanto in un loro Stato possano essere al sicuro. Guarda che questa cosa l'ha ripetuta Netanyahu anche alcuni anni fa, quando a Parigi ci sono stati gli attentati anche a danno di ebrei. Netanyahu ha detto proprio questa cosa. Solo in Israele gli ebrei possono stare al sicuro. Una cosa che i sionisti ripetono da 120 anni e continuano ancora oggi a sostenere. Però la sicurezza è un'esigenza fondamentale per Israele, primo. Secondo elemento, è per loro, per gli israeliani, la convivenza con gli arabi si è rivelata impossibile. Adesso non voglio dare la colpa a uno o all'altro, ma di fatto la convivenza tra la comunità araba e quella ebraica in Palestina si è rivelata impossibile. Infine, il terzo elemento è che con l'ideologia di Jabotinsky Israele finisce con l'affidarsi solo alla forza per garantire la propria sicurezza. Questo per Jabotinsky e per i suoi seguaci. Se queste erano le premesse, si capisce perché negli anni 30 scoppia in Palestina una rivolta araba. Fra il 36 e il 39 in Palestina ha luogo la grande rivolta araba. Bisogna citarla perché ha una importanza fondamentale sulla storia successiva. La rivolta viene provocata dall'uccisione di due ebrei, l'Irgun compie delle rappresaglie e delle ritorsioni, gli arabi a loro volta contrattaccano e scoppia una rivolta che dura per ben 3 anni, con scioperi, con boicottaggi, con sabotaggi, con attentati terroristici. L'Inghilterra è costretta a schierare 20.000 uomini in Palestina per riportare la Palestina all'ordine. In quegli anni, a quel punto, gli inglesi decidono di cercare una soluzione al problema e nominano una commissione, la commissione Peel, che nel 1937 avanza per la prima volta la proposta di dividere la Palestina in due stati separati. E questa cartina vi illustra la proposta di Peel. Peel propone che in Galilea e lungo la costa nasca uno Stato israeliano, nasca uno Stato ebraico, e quella parte colorata in azzurrino, Gerusalemme con la città di Giaffa, il porto, deve restare sotto l'amministrazione della Società delle Nazioni, cioè sotto un governo internazionale, il resto della Palestina deve essere assegnato e lasciato ai palestinesi. Questa è la proposta della Commissione Peel 1937. Per la prima volta si parla della formazione di due stati in Palestina. Il presidente dell'agenzia ebraica,
capo dell'agenzia ebraica Ben Gurion accetta immediatamente. Il territorio assegnato agli ebrei è molto ridotto, molto piccolo, però quello che conta è che nasca lo Stato ebraico. Quello che conta è che l'idea che anche gli ebrei devono avere un loro Stato nazionale trovi attuazione. Ben Gurion accetta, non accettano gli arabi, perché non accettano l'idea della divisione della Palestina. E quindi la proposta di PIL viene rigettata dal mondo arabo. Negli anni successivi questa proposta verrà lasciata cadere anche dall'Inghilterra. L'Inghilterra, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, cerca il consenso degli arabi. Da lì arriva il petrolio per combattere contro Hitler. E quindi è meglio tenere gli arabi sotto controllo, meglio tenerseli amici. E di conseguenza la proposta di spartizione della Palestina viene lasciata cadere. Viene pubblicato un libro bianco che promette l'indipendenza a una Palestina unita entro 10 anni. E anche quella proposta viene rifiutata dagli arabi, perché vogliono l'indipendenza subito e vogliono bloccare totalmente l'immigrazione degli ebrei in Palestina. Siamo negli anni della Seconda Guerra Mondiale e della persecuzione degli ebrei in Europa. Invece gli ebrei decidono di schierarsi dalla parte dell'Inghilterra, anche se l'Inghilterra col libro bianco ha lasciato cadere la proposta della creazione di due stati. Gli ebrei decidono di partecipare alla Seconda Guerra Mondiale. Dice Ben Gurion: combatteremo la guerra contro Hitler come se non ci fosse il Libro Bianco. Il Libro Bianco è il documento inglese che negava la spartizione della Palestina. E combatteremo il Libro Bianco come se non ci fosse la guerra. Queste parole vanno tenute presenti. Gli ebrei parteciperanno alla Seconda Guerra Mondiale. Ci sarà una formazione militare ebraica, la Brigata Ebraica, che combatterà anche qui in Italia, tra l'altro in tutta la zona, la costa dell'Adriatico, da Ravenna a Venezia, sarà liberata da loro. E dopo la guerra, però, gli ebrei cominciano a fare i conti con la politica inglese. E a partire dall'ottobre del 45, quindi a guerra finita, scoppia la rivolta ebraica contro l'Inghilterra in Palestina. Anche questa è una rivolta molto dura, anche qui con sabotaggi e attentati, fino all'attentato gravissimo al King David Hotel di Gerusalemme. Il King David Hotel era la sede praticamente dell'amministrazione mandataria inglese in Palestina. Viene collocata una bomba sotto l'ala dell'hotel e l'intera ala viene fatta crollare. Muoiono 91 persone. L'attentato è stato compiuto dall'Irgun, da quella formazione paramilitare ebraica che era nata nel 31 ad opera dei seguaci di Jabotinsky. L'attentato rappresenta una svolta, perché da quel momento l'Inghilterra decide di lasciar perdere, decide di delegare il problema palestinese all'ONU. L'ONU forma un proprio comitato che studia il problema, si avvale della collaborazione degli ebrei, ma non degli arabi, che rifiutano di far parte del comitato perché non vogliono parlare di divisione della Palestina. Ma ormai la divisione è all'ordine del giorno. A favore della divisione della Palestina si sono pronunciati anche Stati Uniti e Unione Sovietica. E nel 1947 finalmente l'ONU presenta la propria proposta. Qui vedete gli insediamenti ebraici in Palestina segnati in arancio e qui vedete il territorio che viene assegnato agli ebrei dall'ONU. Allora, in sostanza, una parte della Galilea, ancora la zona costiera e tutto il Negev. Gerusalemme rimane una città sotto un controllo internazionale. Il resto viene lasciato ai palestinesi. Questa proposta viene approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 29 novembre del 47,
e la risoluzione 181 dell'ONU. Dopodiché che cosa succede? Dopodiché succede che l'Inghilterra si astiene su questa risoluzione e l'Inghilterra rifiuta di occuparsi della spartizione della Palestina. Persino impedisce alla Commissione ONU, che dovrebbe sul posto governare la spartizione del territorio, di fare il suo lavoro. Per cui, in mancanza di un'autorità internazionale che divida i due contendenti, che divida arabi ed ebrei, la questione viene lasciata ancora una volta alla forza. E in effetti, a partire dalla fine del novembre del 47, cominciano le violenze tra ebrei e palestinesi. Queste violenze sfoceranno poi in guerra aperta quando il 14 maggio del 48 gli inglesi si ritirano dalla Palestina e Ben Gurion può proclamare l'indipendenza, la nascita dello Stato di Israele. Lo vedete, lo fa, questo è Ben Gurion, lo fa sotto un ritratto di Theodor Herz. Va bene, e questo è la prima pagina del Palestine Post. Lo Stato di Israele è nato. La nascita dello Stato di Israele provoca immediatamente la guerra. Dal giorno dopo, questa formazione statale appena nata si trova in guerra con sei paesi arabi: Egitto, Giordania, Siria, Arabia Saudita, Iraq e Libano sono in guerra con Israele. Il loro obiettivo è distruggere lo Stato di Israele, impedirne la nascita. E Israele riuscirà invece con una guerra combattuta in fasi diverse, tra appunto il maggio del 48 e il gennaio del 49, riuscirà a battere tutti questi eserciti arabi e a consolidare la propria indipendenza. Qui vedete i territori che vengono conquistati da Israele appunto nel corso di quella che loro chiamano la guerra di indipendenza, la guerra del 1948. Questi territori colorati in verde scuro sono territori inizialmente assegnati agli arabi, ma che Israele riesce a strappare agli arabi nel corso di quella guerra e ad annettere ai propri territori. Su questa vicenda bellica è esploso il dibattito, la discussione tra gli storici israeliani. È una delle vicende storiche più discusse dalla storiografia contemporanea in Israele. Perché da una parte c'è la storiografia, la narrazione sionista, che racconta questa guerra come una epopea eroica. Israele e Davide, i paesi arabi, rappresentano Golia. Il piccolo Stato riesce a imporsi, a battere il grande avversario. Quindi viene raccontata come un'epoca eroica e assolutamente positiva. In realtà la cosiddetta nuova storiografia israeliana, quindi parliamo di storici, non di storici arabi, ma di storici israeliani, come per esempio Benny Morris, autore di questo volume, Vittime, è un bel mattone, ma è forse l'opera principale sul conflitto arabo-sionista, racconta un'altra storia. Dice che in realtà dal punto di vista militare Israele non era affatto Davide. L'esercito israeliano contava 35.000 uomini. Gli eserciti dei paesi arabi ne avevano all'inizio della guerra non più di 28.000. L'esercito di Israele era un esercito altamente addestrato, avevano partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. Gli eserciti arabi erano molto più raccogliticci. Ancora, è vero, sei paesi arabi, ma soltanto due hanno effettivamente combattuto. Soltanto l'Egitto e la Giordania hanno operato con le loro truppe contro Israele. E l'hanno fatto non per impedire la nascita dello Stato di Israele, ma l'hanno fatto in vista di obiettivi propri. L'Egitto per impadronirsi di Gaza, la Giordania per impadronirsi della Cisgiordania. Quindi non avevano l'obiettivo di abbattere Israele, ma di conquistare dei vantaggi per sé. Ma naturalmente queste posizioni di Morris hanno suscitato moltissime discussioni in Israele, non quanto la tesi sostenuta da un altro esponente della nuova storiografia israeliana, che è Ilan Pappé.
un altro storico israeliano, il quale ha scritto invece un libro che si intitola La pulizia etnica della Palestina. Papè sostiene che le vicende del 47-48 sono state una vera e propria pulizia etnica attuata dagli israeliani ai danni dei palestinesi. Gli israeliani, secondo Papè, avevano già pianificato l'attacco militare contro i civili arabi per costringere gli arabi a fuggire, ad abbandonare le terre assegnate ad Israele. Mi ricordo che Israele, il territorio israeliano, comprendeva una consistente popolazione araba. Per costringerli ad andarsene, ad abbandonare quei territori, l'unico strumento era la violenza. E si sarebbe perciò scatenata, già prima dell'inizio del conflitto, la violenza contro la popolazione civile araba, che avrebbe, secondo Papè, portato tra l'altro alla distruzione di 500 villaggi arabi, va bene, e alla fuga di circa 400.000 persone. Sarebbe stato un piano preordinato. Inutile dire che le posizioni di Papè hanno suscitato e suscitano ancora oggi discussioni violentissime. Papè è stato oggetto di boicottaggio, oggi non può più insegnare in Israele, credo insegni in Inghilterra. Va bene. È comunque uno dei principali storici di questa nuova corrente storiografica che intendono rivedere quello che è accaduto nel 47-48. È un po' successo in Israele, quello che è successo per il risorgimento italiano. Anche noi abbiamo raccontato per tanti anni il risorgimento italiano come un'epopea gloriosa. Poi gli storici hanno cominciato a scavare e hanno cominciato a vedere che così gloriosa non è stata. Lo succede lo stesso in Israele, solo che in Israele la storia, la memoria, è una componente fondamentale dell'identità nazionale, molto più forte che non in Italia. Per cui le posizioni di questi storici hanno suscitato discussioni violentissime. Scusate. Se volete fare qualche domanda, fatela pure. Comunque, le violenze di quegli anni hanno determinato la Nakba. Nakba è una parola araba che significa catastrofe, cioè la fuga degli ebrei dai territori, scusate, la fuga degli arabi dai territori in cui assegnati agli ebrei. Si calcola che fra le 300.000 e 400.000 persone abbiano allora abbandonato le loro case, i loro villaggi, per trasferirsi o in Cisgiordania o addirittura in Giordania e in Siria. Oggi i palestinesi ricordano quell'evento come una ricorrenza nazionale. Il 15 maggio di ogni anno celebrano la Nakba, il cui simbolo è una chiave, perché è la chiave che dovrebbe tornare, permettere a loro di riaprire le loro case e di tornare nelle loro case. Molti di questi hanno chiuso le porte, no, hanno chiuso le porte poi nella speranza di tornarci un giorno, ma non ci sono ancora tornati. Benny Morris riporta a giustificazione delle sue tesi, della tesi cioè della trasferimento forzato e progettato della popolazione araba, cita questa frase di Ben Gurion, dice: il trasferimento degli arabi, diceva Ben Gurion, sarebbe la cosa più semplice. Siamo circondati da stati arabi ed è chiaro che se gli arabi della Palestina si trasferissero, ciò non sarebbe per loro un vantaggio, sarebbe per loro un vantaggio e non il contrario. Questa frase di Ben Gurion viene citata da Morris per dimostrare che c'era una volontà politica della dirigenza ebraica di liberare quei territori dalla presenza degli arabi. Un altro episodio che viene ricordato è quello, per esempio, di Deir Yassin, un villaggio in cui furono uccisi 107 arabi dagli uomini dell'Irgun, civili. È una delle vicende di questa storia del 47-48. Allora una parte consistente di ebrei si trasferirono nei campi profughi che sono ancora oggi esistenti. Ancora oggi mi pare sia una sessantina di campi profughi che ospitano oggi 1.600.000 profughi palestinesi. L'ONU ha decretato il diritto di questi profughi di tornare alle loro case con la risoluzione 194 dell'ONU dell'11 dicembre 48. L'ONU ha sottolineato il diritto di questi uomini
e poi anche dei loro discendenti, di tornare alle loro case e ai loro villaggi. Questo diritto viene ovviamente negato da Israele con questo argomento, cioè che lo Stato, i paesi, i villaggi che loro avevano abbandonato non esistono più e quindi questo diritto al ritorno non c'è. Inoltre i sionisti, gli ebrei, sostengono che la fuga dei palestinesi, la fuga della popolazione araba, è stata voluta dai dirigenti arabi, i quali avrebbero promosso l'allontanamento della popolazione civile per mettere in difficoltà Israele e favorire poi il contrattacco militare degli arabi. Questa è l'altra tesi. Resta il fatto che Israele ha sempre impedito il ritorno di questa popolazione alle loro case. E questo è un altro punto fondamentale della storia di Israele, perché la questione dei profughi è una questione irrisolta e forse irrisolvibile. È la ragione per cui ancora oggi non si riesce a concludere una pace tra Israele e palestinesi. Perché Israele pone come condizione per la conclusione di qualsiasi trattato di pace la rinuncia da parte dei profughi a voler ritornare nelle loro terre, nei loro villaggi, nei luoghi da cui sono partiti. Tanto che nel 2000 Barak offrì ad Arafat l'ultimo tentativo di pace. Barak, premier israeliano, offrì ad Arafat il 90% delle terre della Cisgiordania, offrì Gerusalemme Est come capitale del futuro Stato palestinese, e però Arafat rifiutò questa offerta di pace, va bene, perché non era contemplata una soluzione per i profughi. I profughi, vuol dire, il problema dei profughi è ancora oggi un problema centrale. L'ONU ha ribadito il loro diritto a tornare, e cosa può indurli a rinunciare a questo diritto? Il tempo che è passato? È una questione assolutamente aperta. Allora, vado verso la conclusione. In realtà ci sono ancora molte cose di cui discutere. Un'altra parola chiave era la guerra dei sei giorni, e anche quello uno snodo fondamentale della storia di Israele. Si arriva alla guerra dei sei giorni dopo la nascita dell'OLP e di Al-Fatah, cioè delle organizzazioni politiche palestinesi, e anche questa è una questione storiografica importante da discutere. Per esempio, ancora oggi una parte della destra israeliana rifiuta di riconoscere l'esistenza di un popolo palestinese. Non ci sono palestinesi, ci sono arabi. Ci sono arabi e che possono essere ospitati in tutti gli stati intorno a Israele. E uno stato arabo, va bene, c'è già, che è la Giordania. Per cui la questione palestinese non esiste. Bisogna dire che anche per gli stati arabi, nel 48-56, la questione palestinese non si poneva. L'Egitto e la Giordania hanno fatto i loro interessi in quei territori, senza pensare alla popolazione palestinese. Una coscienza politica e nazionale palestinese comincia a formarsi piuttosto tardi, negli anni 50 e 60. A causa del conflitto con Israele. I palestinesi chi sono? I palestinesi sono quegli arabi che sono da 70 anni in guerra con Israele. Il loro leader conosciuto per moltissimi anni è stato Yasser Arafat, fondatore di Al-Fatah e poi per molti anni il presidente capo dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. La presenza dell'OLP, gli attentati terroristici che l'OLP compiva, è una delle cause della guerra dei sei giorni. Guerra combattuta il 1 di giugno del 67. In sei giorni Israele riuscì a sconfiggere gli eserciti egiziano, l'esercito siriano e quello giordano, e conquistare i territori che vedete segnati in verde. Poi il Sinai fu restituito a Israele dopo la guerra del Kippur e le trattative di pace che ne seguirono, ma gli altri territori no. La striscia di Gaza è stata liberata da Israele solo nel 2005, perché c'erano insediamenti israeliani anche lì. Il Golan è stato annesso a Israele, e questo territorio, e la Cisgiordania è ancora oggi un territorio conteso. Alcuni dicono occupato, altri conteso. L'altro grande problema che
che sta in mezzo, che impedisce di giungere alla pace, è proprio la prosecuzione dell'occupazione militare della Cisgiordania da ormai oltre 50 anni, dal 67 al 2021. È il più lungo periodo di occupazione militare che un territorio abbia mai subito. Il fatto che Israele abbia prolungato l'occupazione di questi territori ha spinto alcune organizzazioni palestinesi a incrementare l'uso del terrorismo come strumento di lotta contro Israele. E, all'inizio degli anni, a fine anni 60, inizio anni 60, nascono alcune formazioni terroristiche come il Fronte per la Liberazione della Palestina di George Habash, che fece compiere alcuni attentati clamorosi. Per esempio, dirottò una volta tre aerei sull'aeroporto di Hamas, dove poi li distrusse. Un altro attentato clamoroso si ebbe nel 72, quando un gruppo palestinese entrò nel villaggio olimpico di Monaco di Baviera, catturò gli atleti della delegazione israeliana e ne uccise 11. Furono attentati clamorosi all'epoca. Tutti i giornali, voglio dire, non parlavano più delle Olimpiadi, si parlava solo dell'attentato compiuto da questa formazione israeliana, da questa formazione, scusate, palestinese. Per cui nel settembre del 1970 il re Hussein di Giordania decide di liberarsi dalle formazioni armate terroristiche palestinesi che operavano in Giordania. La Giordania era diventata la base operativa dell'OLP. Da lì partivano gli attacchi contro Israele. Addirittura l'OLP era diventata padrona dei campi profughi palestinesi, ma anche di alcune città giordane. Per cui Re Hussein nel settembre del 1970 scatenò una ondata repressiva contro i palestinesi della Giordania, residenti in Giordania. E questa ondata repressiva è nota col termine di settembre nero. L'OLP abbandonò la Giordania, si rifugiò in Libano, e da cui continuava a compiere azioni contro Israele. Per cui 12 anni dopo Israele invase il Libano, l'operazione Pace in Galilea. Va bene, arrivarono le truppe israeliane a occupare quasi tutto il Libano meridionale fino a Beirut. Poi lasciarono i campi profughi libanesi nelle mani delle milizie cristiane di Gemayel e queste compirono le stragi di Sabra e Shatila. Entrarono nei campi ormai abitati soltanto da civili e uccisero migliaia di persone, di civili. Fu un evento molto forte. Va bene, io voglio andare verso la conclusione. Quello che mi premeva ancora dire era parlare un attimo delle trattative di pace. Le trattative di pace sono state avviate soltanto dopo la caduta di Saddam Hussein, quindi quando un forte alleato di Arafat è venuto meno, il governo statunitense ha pensato che fosse il momento di giungere alla pacificazione tra palestinesi e israeliani. E si giunse agli accordi di Oslo, Oslo 1 e Oslo 2, fra il 93 e il 95 furono conclusi. Furono accordi molto importanti. Si riteneva che la pace tra Israele e i palestinesi potesse finalmente essere costruita, perché ci fu riconoscimento reciproco. L'OLP riconobbe l'esistenza di Israele e altrettanto fece Israele nei confronti dell'OLP. E poi ci fu un'offerta di pace che prevedeva la riconsegna della Cisgiordania all'autorità palestinese. Nacque l'autorità nazionale palestinese e i territori della Cisgiordania vennero in parte riconsegnati all'autorità palestinese. In questa cartina vedete le zone più scure sono quelle oggi amministrate dai palestinesi e in cui i palestinesi anche garantiscono l'ordine pubblico. Quelle un po' più chiare sono quelle governate civilmente dai palestinesi, ma dove l'ordine pubblico è garantito dalle forze israeliane. Quelle ancora più chiare, quelle azzurrine, sono invece sotto l'amministrazione e il controllo israeliano, che vuole la valle del Giordano perché quella rappresenta la sua sicurezza militare. In sostanza la Palestina oggi si concentra in queste aree più scure
è il punto a cui siamo giunti oggi in sostanza. Io volevo chiudere, se mi date ancora 2 minuti, accennando ai problemi che sono oggi aperti, che sono ancora aperti e diciamo sul campo. Il primo grave problema è quello degli insediamenti israeliani. Leggevo prima la legge approvata nel 2018 che parla appunto dell'insediamento israeliano come di una politica promossa dallo Stato israeliano e addirittura contemplata nella sua legge fondamentale. E questi insediamenti però sono diventati un grosso ostacolo alla conclusione della pace, perché gli insediamenti si sono particolarmente radicati proprio in Cisgiordania. Quindi vedete che all'interno dei territori occupati nel 67 i puntini colorati sono gli insediamenti. Oggi dicono che in quella zona vivono 400.000 ebrei. Questi insediamenti non possono essere lasciati a se stessi. Israele garantisce loro la comunicazione con il resto del territorio israeliano, creando dei corridoi che tagliano il territorio palestinese. Va bene, lo dividono. Qui vedete questa foto, vedete in primo piano un pastore palestinese, sullo sfondo vedete un insediamento israeliano in Cisgiordania. Questi insediamenti vengono promossi dallo Stato, vengono concesse agevolazioni fiscali, l'affitto in queste zone costano meno. I giovani israeliani sono spinti ad abitare, a comprarsi casa in questi territori perché lì la casa costa meno e la distanza dal luogo di lavoro è ridotta a 10-20 chilometri, sono a Tel Aviv, insomma. Gli insediamenti, dicevo, sono un grosso problema. Guardate cosa dice la Corte Penale Internazionale. La Corte Penale Internazionale dice: definisce il trasferimento diretto o indiretto da parte di una potenza occupante, di una parte della propria popolazione civile sul territorio da essa occupato, come un crimine di guerra. Questa è la Corte Penale Internazionale. Gli insediamenti sono condannati dall'ONU, sono condannati dall'Unione Europea, molti presidenti americani, ma non Trump, li hanno definiti illegali e di fatto costituiscono una pietra d'inciampo enorme sulla via della pace. Un altro problema oggi aperto è la separazione, è la barriera di separazione che Israele sta costruendo, l'hanno quasi ultimata, in Palestina. Mi ricordo, adesso non l'ho citata, che all'inizio degli anni 90, dell'inizio del 2000 scoppia la seconda intifada, molto violenta, con moltissimi attentati compiuti contro autobus, mezzi di trasporto, città israeliane, e gli attentatori venivano molto spesso dalla Cisgiordania. Per cui Israele, per difendersi e garantire la sicurezza dei propri cittadini, ha deciso di erigere un muro. Qui lo vedete, un muro che taglia il territorio della Cisgiordania. Naturalmente Israele giustifica il muro con la necessità di combattere il terrorismo. Questa è una vignetta, va bene, che appunto racconta di questa necessità. E questo invece è il tracciato del muro. Come vedete, il muro si impone anche profondamente in territorio cisgiordano, perché appunto deve assicurare la sicurezza agli insediamenti israeliani in quell'area. È un grave problema, perché vedete qui taglia in due le comunità, taglia in due le città. Ci sono contadini che hanno le proprie terre al di là del muro, non le possono andare a lavorare. Il muro separa le fonti d'acqua dai campi che devono con quelle fonti d'acqua essere irrigati. Quindi è un grossissimo problema. Qui vediamo il Papa Francesco che durante la sua ultima visita si è fermato a pregare sul muro di Palestina, che è lungo 730 chilometri. È un grosso problema anche per questo motivo, perché il muro separa le comunità palestinese dal territorio israeliano. Moltissimi palestinesi andavano a lavorare in Israele, avevano il posto di lavoro in Israele, non possono più raggiungerlo. E questo ha provocato, tra l'altro, una grave crisi economica nei territori occupati. Dagli anni 90 ad oggi il reddito dai territori occupati è calato del 30%. C'è una differenza enorme in termini di ricchezza tra Israele e la Cisgiordania. Gli israeliani hanno un reddito pro capite di oltre $40.000 annui. Gli arabi della Cisgiordania hanno un reddito pro capite che non arriva ai $3.000. Siamo in un territorio piccolissimo, non è più grande dell'Emilia-Romagna, Israele.
Eppure ci sono differenze di ricchezza enormi. Il muro di separazione è una delle cause che hanno provocato questa situazione economica anche in Cisgiordania. Poi l'altro grande problema è quello di Gerusalemme. Nel 1980 gli israeliani hanno proclamato Gerusalemme la propria capitale eterna, la legge fondamentale lo ha ribadito. Nell'88 anche i palestinesi hanno proclamato Gerusalemme come propria capitale. Però il trasferimento della capitale a Gerusalemme non è stato riconosciuto a livello internazionale, non lo riconosce l'Europa, non lo riconosce l'ONU. L'unico paese al mondo che riconosce Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele sono gli Stati Uniti. Però gli Stati Uniti non ci avevano trasferito la loro ambasciata, l'avevano lasciata a Tel Aviv. Lo ha fatto Trump, anche qua con grandi polemiche, perché appunto è un gesto simbolico molto, molto importante. Qui vedete la foto, vedete il muro del pianto e sullo sfondo la cupola della roccia, una delle più importanti moschee insomma, del mondo islamico. Di fatto Israele sta tentando di trasformare Gerusalemme in una città totalmente ebraica. Qui vedete, questo è il centro, questo rosso, questa macchietta rossa è il centro storico di Gerusalemme. Qui vedete la vecchia Gerusalemme Ovest, sotto autorità israeliana prima del 67, e qui c'è Gerusalemme Est, che era un tempo sotto l'autorità palestinese, che i palestinesi hanno scelto come propria capitale. Ma vedete che viene circondata da insediamenti ebraici. Questi colorati in blu sono tutti insediamenti ebraici. E questo colorato di rosso è invece il muro che si sta costruendo, che praticamente ingloba tutta Gerusalemme. Finisco con alcune citazioni. Oggi a livello internazionale molti auspicano la nascita dei due stati, ritengono che sia giusto che lo Stato palestinese nasca a fianco di quello ebraico. Personalmente credo che non succederà mai. Però questa è la posizione di Barack Obama nel 2015. La Casa Bianca ha ribadito l'impegno USA di lunga data per la soluzione dei due stati, che si traduce in un Israele sicuro accanto a una Palestina sovrana. Questa è la posizione del pontefice. Tra l'altro la Chiesa Cattolica riconosce già l'esistenza dello Stato palestinese. Lo Stato di Israele ha il diritto di esistere e di godere pace e sicurezza entro confini internazionalmente riconosciuti. Quali sono i confini internazionalmente riconosciuti? Quelli del muro o quelli del 67? E il popolo palestinese ha il diritto a una patria sovrana, a vivere con dignità e a viaggiare liberamente. E il Parlamento europeo, infine, il Parlamento europeo sostiene in linea di principio il riconoscimento dello Stato palestinese e la soluzione a due Stati, e ritiene che ciò debba andare di pari passo con lo sviluppo dei colloqui di pace che occorre far avanzare. Ecco, questo è... Ho finito alle 10, ho un po' affrettato l'ultima parte e mi scuso se non è stata sempre molto chiara. Vi consiglio, visto che questa era una lezione introduttiva che doveva spingere a studiare, ad approfondire il problema, vi consiglio alcuni testi. Uno è questo, Thomas Fraser, il conflitto arabo-israeliano, pubblicato dal Mulino, è un'opera di alcuni anni fa, ma continua a essere stampata, un'opera introduttiva. Questo è pubblicato da Einaudi, Alan Gresh, Israele-Palestina, un piccolo librettino. Io vi consiglio questo però, se avete voglia di approfondire l'argomento, sembra un testo introduttivo, un po' più lungo degli altri, però ben fatto, è uno storico americano, mi pare anche molto equilibrato, James Gelbin, Il conflitto israelo-palestinese. Sempre su questa schiera di libri introduttivi posso consigliarvi anche il libro di uno storico italiano, Claudio Vercelli, Storia del conflitto israelo-palestinese, è un libro di qualche anno fa, ma è stato ristampato nel 2020 anche questo. E poi posso consigliarvi il libro i libri, ce ne sono molti, di Benny Morris, questo è il consiglio principale, Vittime, Storia del conflitto arabo-sionista, 1881-2001. Che è un'opera molto, molto ben scritta e secondo me l'opera fondamentale sulla storia del conflitto arabo-israeliano. E mi fermo qua. Se avete qualche domanda, volentieri. Intanto vorrei ringraziare... Interrompo la condivisione, non so come... Okay.
Sì, dovrebbe essere in alto e dovrebbe Ecco. apparire una barra. Okay. Ecco, perfetto. Tanto ringrazio il professore per l'esposizione molto chiara e anche per i consigli. Se ci sono domande, potete scrivere in chat oppure attivare i microfoni. Se qualcuno ha qualche domanda. Se no, intanto vorrei farne una io, forse, spero non sia troppo lunga. Come la situazione, diciamo, del virus ha un po' influenzato, il conflitto, se c'è stato qualche cambiamento, qualche. A dirti la verità, io so quello che scrivono i giornali, cioè che Israele ha fatto una campagna eccezionale di vaccinazione e sono riusciti a vaccinare tutta la popolazione in tempi molto rapidi. E questo come mai? Perché ci sono riusciti? Certamente hanno un'organizzazione, un'efficienza che probabilmente stati più grandi non conoscono. E poi molto probabilmente hanno avuto l'appoggio americano che ha fornito tutti i vaccini di cui avevano bisogno. Non so però qual è la situazione al di là del muro, al di là della barriera di separazione, come è andata tra i palestinesi. Questo non lo so, non ho idea di come sia andata lì. Ok, grazie. Aspettiamo. È stato Ok. breve perché voglio dire. Ok, c'è una domanda. Allora, sono previste sanzioni per il non rispetto delle norme previste dall'ONU? Questa è una bella domanda. Allora, in realtà l'ONU è intervenuto molte volte è intervenuto molte volte a dire la sua sulla questione israelo-palestinese. Ma di fatto i suoi interventi non sono stati rispettati. Israele riesce a non rispettare queste disposizioni. Voglio dire, l'ONU ha vietato gli insediamenti israeliani, ma Israele prosegue imperterrito a creare nuovi insediamenti nei territori occupati. Ci sono state prese di posizione, ci sono state politiche concrete per impedire a Israele di fare questo? No, no. Non ci sono state perché c'è un legame speciale tra Israele e Stati Uniti. Vi ricordo che il primo paese a riconoscere l'indipendenza di Israele sono stati gli Stati Uniti, lo hanno fatto 11 minuti dopo la proclamazione dell'indipendenza. Quindi c'è un legame assolutamente forte tra Israele e Stati Uniti, anche se alcuni presidenti americani sono dati da fare perché i diritti dei palestinesi fossero riconosciuti. Però il legame che lega l'America a Israele ha di fatto bloccato. L'attività ha bloccato l'ONU, ha formato l'ONU e ha impedito all'ONU di prendere misure concrete contro Israele. In America, voglio dire, quello che conta è la presenza di una forte comunità ebraica americana, che evidentemente ha un peso politico in America notevole, e poi ci saranno probabilmente considerazioni geopolitiche, voglio dire, un alleato come Israele. Nell'area medio orientale, evidentemente gli Stati Uniti se lo vogliono assolutamente tenere. Che io sappia, non ci sono stati mai provvedimenti concreti contro Israele. Non perlomeno in grado di incidere. Ok, grazie. Se qualcun altro ha qualche altra domanda. Ok, allora non mi sembra di vedere No. altre domande. Quindi io ringrazio molto il professore per la disponibilità e per il bellissimo intervento. Quindi, insomma, speriamo di ritrovarci, rivederci, insomma. E la ringrazio ancora e auguro a tutti una buona serata e grazie per la partecipazione. Grazie a voi per l'ascolto. Ho cercato di fare il possibile in un'ora di Sì, no, riassumere è molto interessante. tutto in poco tempo. Grazie. Grazie, grazie a voi.